Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Caro bollette, il governo affronterà il tema caro energia come se non fosse dimissionario, così il ministro allo sviluppo economico Giorgetti. Essere in carica per gli affari correnti non significa non avere poteri, bisogna rispondere senza aspettare i 2 mesi che serviranno per un nuovo governo. Sarebbe un disastro economico e sociale. E intanto è stato fissato per il 9 settembre il Consiglio straordinario dei ministri. La soluzione europea era migliore, quanto ha annunciato il ministro Sichela della Repubblica Ceca, presidenta di turno dell'Unione Europea. Salvini e Meloni, no divisi, uniti si vince, così dopo l'incontro tra i due leader, lasciamo alla sinistra le divisioni. Il leader della Lega Salvini, postando una foto con la Meloni incontrata a Messina a smentire voci di dissapori, dice sì al nucleare, i termovalorizzatori al ponte sullo stretto e chiede un decreto urgente da 30 miliardi contro il caro bollette, ripete, sarà premier chi prende più voti. Ucciso e gettato nel canale la moglie confessa, 1 mese fa la denuncia di scomparsa, i carabinieri di Rovigo hanno arrestato la moglie del 72enne, il cui corpo era stato tagliato a pezzi e gettato nel canale Adigetto, nei pressi di Villanova del Gebbo, in provincia di Rovigo. Abusi su donne seguite con monopattini, un ragazzo di 21 anni è stato arrestato a Milano, accusato di violenze sessuali su 4 donne tra i 19 e i 33 anni. Tra maggio e giugno il giovane avrebbe seguito le vittime con un monopattino elettrico all'uscita di palestre del centro della città, poi avrebbe aggredite e costrette ad atti sessuali. È tutto, grazie per averci seguito, parte tecnica curata da Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.